La partecipazione italiana alla Grande Guerra viene raccontata all'opinione pubblica come una sorta di passeggiata militare che dovrebbe regalarci la vittoria nel giro di qualche settimana. La lezione del fronte francese, dove enormi masse di uomini si battono da un anno senza risultati, non ci ha insegnato nulla. Sul fronte occidentale il conflitto si è già trasformato in uno scontro statico, con i belligeranti seppelliti in fondo alle trincee. Ma noi preferiamo cullarci nell'illusione che il nostro destino sarà diverso. Salve a tutti e bentornati al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, qui sulla linea della memoria, lo spazio che dedichiamo a chi è curioso della storia. Durante i primi giorni di guerra si continua ovviamente ad alimentare l'illusione che il conflitto sarà di breve durata. Il 29 maggio il Giornale d'Italia ospita uno scritto di Attilio Tamaro, che il giornale definisce valoroso profugo dell'irredenta, indicando con questo termine la città di Trieste. Tamaro, che sarà console generale d'Italia ad Amburgo, nella primavera del 1915 si è rifugiato a Roma, da dove svolge un'intensa propaganda irredentista. La guerra dunque durerà poco e anche Attilio Tamaro lo lascia intendere. Nel suo pezzo scrive infatti, aperte virgolette, «Oggi, poiché l'Adriatico è sereno, da Trieste, anche con un modesto cannocchiale, si può vedere il tricolore che sventola a grado». Il che vuol dire che i soldati italiani sono in vista di Trieste. Poiché la notizia della presa di Grado sarà certamente giunta in città e nelle altre località della costa istriana da cui Grado si vede, penso con commozione alla gioia che sarà negli animi dei fratelli rimasti in attesa delle terre che si redimono. Ma in città che cosa sta accadendo in quei primi giorni di guerra? Ce lo racconta un altro quotidiano, l'Idea Nazionale, in una corrispondenza che Giuseppe Borighetti ha inviato da Cormons il 26 maggio. La cittadina friulana è diventata punto di arrivo di molti profughi in fuga da Trieste. Scrive Borighetti, nella notte da domenica a lunedì tutte le autorità austriache scapparono, lasciando una delegazione di poteri in mano a una banda di assoldati e di rinnegati, i cosiddetti leccapiattini, opportunamente istigati a compiere ogni vendetta contro le persone e gli averi del Partito Nazionale Italiano. E infatti l'istigazione non fu vana, perché i criminali si misero subito all'opera, dirigendosi prima di tutto verso il più nobile esponente della nostra nazionalità. Armati degli arnesi più acconci alla distruzione e all'opera vandalica premeditata, con accette e bombe incendiarie si diressero dunque verso la piazza Goldoni, dove sorge il palazzo del giornale Il Piccolo. Penetrarono a forza nei locali terreni, dove tutto devastarono, e riuscirono ad appiccare l'incendio nella sala della tipografia e delle macchine. I redattori Gentili, Baccicchi e Benco telefonarono subito ai pompieri invocandone l'aiuto, ma la ferocia della plebaglia, ormai padrona della città, non si diede per vinta. Tagliò le manichette delle pompe dirette a salvare l'edificio del Piccolo, permettendo che i getti arrivassero solo agli edifici vicini, ai quali si erano pure estese le fiamme. Nella corrispondenza di Borighetti da Cormons, la repentina fuga degli amministratori austriaci e il conseguente collasso dell'ordine pubblico, che si vorrebbe alimentato ad arte con l'ordine occulto di fare piazza pulita degli avversari, lascia intendere che le autorità imperiali siano scappate temendo una rapida caduta di Trieste in mani italiane. Nel frattempo, come in ogni guerra, si assiste alla disumanizzazione del nemico, dipinto come capace di ogni nefandezza. Un esempio di questo processo ci viene sempre dalle pagine dell'Idea Nazionale, quotidiano romano che il 24 maggio pubblica una lettera che il soldato Giovanni Masi, da Pinzano al Tagliamento, piccolo comune del Friuli, ha inviato ai genitori residenti a Pontedera. Ovviamente nessuna verifica è stata condotta sull'attendibilità dello scritto,
che però si presta ottimamente alle esigenze del caso. L'altro dì, si legge, scendeva alla stazione di Pinzano alle 10.40 una donna con due bambini, un maschio di 10 anni e una bambina di 8. La madre vestiva a lutto perché il marito dovette seguire da Trieste la truppa austriaca e da 9 mesi non ha più sue notizie. La bambina ebbe tagliata la mano destra da un austriaco e il bambino mozzate le dita della mano destra e il padiglione dell'orecchio sinistro. È giusto e umano, conclude il generoso soldato, che noi che fortunatamente fummo in grado di liberarci del tedesco si lasci ora soffrire, morire migliaia di italiani in terra austriaca dove ogni giorno viene fatta ogni sorta di angheria ai nostri diletti fratelli. È giunta l'ora della vendetta e avanti. Anche per oggi dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto è tutto. Grazie, come sempre, per aver guardato questo video e appuntamento ad un prossimo viaggio nella storia, sempre qui sulla linea della memoria.